Cercherò di delineare qualche contenuto immaginifico e qualche contenuto tecnico. Perché un contenuto immaginifico? Perché se noi ci affidiamo all'arida computeristica, non riusciamo a comprendere quella che è la finalità di questa misura di questa sera discutiamo, né quelle che sono le effettive potenzialità di questo territorio. Un territorio che, come ricordava il nostro coordinatore, sto imparando sempre più ad apprezzare, girando per centri importanti come quello di Santa Maria Capo Vetere, Teano, Piemonte Matese, ma anche piccole realtà come San Prisco e Capodrise, dove sono stato recentemente. Perché occorre una visione immaginifica? Perché dobbiamo cercare di metterci d'accordo su qual è l'idea di sviluppo che vogliamo proporre per questo territorio, quale è la concreta possibilità di leva economica, di asset strategico che abbiamo in questo territorio. Io credo che sia a tutti evidente, e non è una cosa che sostengo da qualche giorno, ma da qualche anno, me ne è testimone la professoressa Cioffi, di quanto sia importante l'investimento in cultura, università, ricerca e dunque i temi dei beni culturali per cercare di valorizzare quelle che sono le nostre straordinarie risorse. Per far questo occorre anche che ci sia una classe dirigente all'altezza, come dire, dei convegni che facciamo. Voi sapete che sono stato presentato un po' come un professore prestato alla politica, ho una discreta supponenza intellettuale. Credo che molte cose in questi anni non si sono realizzate perché si esaurivano, come nei tempi dei convegni, molti preelettorali, e le buone intenzioni venivano affidate a persone o di un'ignoranza crassa, ripeto perché non si è sentito, di un'ignoranza crassa, o interessate alla loro sopravvivenza politica, e quindi, come dire, erano delle voci reclamanti nel deserto. Questo non ce lo possiamo più consentire, quindi dobbiamo assumere innanzitutto una forma mentis completamente diversa, dirompente, di rottura rispetto al passato, per dirci delle parole di verità e anche cercare di far emergere una sana imprenditoria e una classe politica all'altezza delle cose che diciamo. Questo per capirci un po', insomma, il tipo che avete davanti, a molti abbastanza conosciuto, forse non a tutti.